ATS Corsa, divisione sportiva dell'azienda italiana ATS Automobili, ha messo in pratica le esperienze in Formula 1 negli anni 60 proponendo una sportiva pronto pista rinominata RR Turbo. La motivazione cardine della creazione di questa vettura è la questione legata ai costi. Correre comporta oneri non indifferenti. Con ATS sarà possibile essere competitivi, 825 kg di macchina con 600 cavalli disponibili derivanti da un 2000 a 4 cilindri Honda, senza trovarsi in mano conti da capogiro. Due le opzioni a listino: si parte da 132.000 euro, tasse escluse, per la versione Club Sport, e da 164.900 euro, sempre tasse escluse, per la versione alleggerita serie Carbonio. ATS Corsa mette inoltre a disposizione una lunga lista di optional e accessori in grado di affinare ulteriormente la vettura. Si va dalla carrozzeria in carbonio, impianto frenante carboceramico con pinze super leggere fresate dal pieno, cerchi forgiati creati ad hoc, sospensioni elettroniche a tre vie, ali a biplano posteriore in carbonio, sistema air jack per il sollevamento rapido da terra. Se siete ancora più esigenti, non potete ignorare il Winner Techno Package, che comprende cambio elettronico al volante, sistema di controllo della trazione e cambiata assistita, a cui è possibile abbinare sospensioni push rod e pull rod con ammortizzatori elettronici Tractive. Disponibili anche diverse tipologie di carrozzeria. In materiale composito trattato in autoclave, nella versione in vetroresina da 45 kg o in fibra di carbonio da 25 kg. Non manca inoltre la possibilità di dotare la vettura con un sistema frenante con pinze a 4 pistoni in titanio al posto del set standard Brembo. ATS prevede di produrre 30 unità all'anno che potranno essere schierate, data l'omologazione FIA, nella serie 24 ore, VLN, International Endurance Series, E2SH, Club Sport, Crono Scalate e Time Attack. Probabile anche la nascita di un campionato monomarca ATS che potrà essere incluso in una categoria GT Open o nel gruppo GT4.